Quando Abramo e Sara viaggiarono verso il confine meridionale di Canaan, nella città di Gerar, sembra che Sara avesse 89 anni. Eppure, nonostante la sua età avanzata, Genesi 20 ci racconta che Abimelech, re di Gerar, era molto attratto da Sara, tanto da prenderla in moglie da Abramo, che pensava fosse semplicemente suo fratello. Di recente qualcuno mi ha chiesto informazioni su questi eventi biblici dicendo: Sara aveva 90 anni. E la parte difficile da credere è che un re rimanga attratto da una donna così vecchia. C'è qualche ragione per questo? Non vedo come sia possibile. Questo ci fa capire chiaramente che la Genesi è tutta una favola. Sono Daniele Salamone e fra qualche istante cercheremo di dare una spiegazione biblica, ma anche storica, a questo dilemma, al fatto che il re Abimelech possa essersi sentito attratto da una donna di 90 anni. Che attrazione fisica poteva esserci per una donna così vecchia? Bene, lo scopriremo fra poco. È vero che interpretando questo resoconto dal punto di vista strettamente occidentale del XXI secolo, l'età di Sara potrebbe sembrare piuttosto strana. Dopotutto, l'aspettativa di vita media alla nascita per le donne dell'Occidente odierno è di circa 80 anni, 10 anni in meno rispetto a quando la Bibbia indica che Sara era desiderata da un re filisteo. Inoltre, raramente, se non mai, sentiamo parlare di leader locali o nazionali in tutto il mondo che cercano di sposare persone di 90 anni nel XXI secolo. Anzi, sentiamo parlare spesso di donne molto giovani che sposano uomini ricchi molto vecchi. Il motivo è assai intuibile. Quindi sarebbe giusto etichettare Genesi 20 come una semplice favola? In primo luogo, non siamo informati dell'età di Abimelech. Potrebbe essere che lui stesso avesse circa 90 anni, se non di più. Se circa 400 anni dopo, un pastore di 80 anni di nome Mosè fu in grado di condurre centinaia di migliaia di israeliti fuori dalla schiavitù egiziana e servire come loro capo fino all'età di 120 anni, forse nel 2000 a.C. Gerar aveva un re di 100 anni che era attratto da una donna di 89 anni. Inoltre, uno dei presidenti degli Stati Uniti, Ronald Reagan, ha guidato la nazione fino all'età di quasi 80 anni. Persino il faraone Ramses il Grande, che regnò per ben 66 anni, raggiunse la modica età di 92 anni. Ancora una volta, chi può dire che migliaia di anni prima Gerar non aveva un leader più anziano che fosse attratto da una donna a lui coetanea, o magari più giovane di lui? Se le persone di 90 anni possono ancora oggi essere attratte fra loro e convogliare a nozze, sicuramente avrebbero potuto farlo anche 4.000 anni fa. Eppure nessuno oggi obietta quando un uomo 95enne sposa una donna 90enne. Mentre se la Bibbia parla di qualcosa che avviene ancora oggi, allora tutto si trasforma improvvisamente in una favola del tutto non credibile. Beh, questo approccio con la realtà non è tanto sensato. E questo dilemma sorge solo da un particolare. Ci viene data l'età di Sara, ma non ci viene data l'età dei re che desideravano sposarla. Sappiamo comunque che l'uomo doveva essere più grande della donna, quindi qualunque età avesse Abimelech era sicuramente più anziano di Sara. Così come Abramo era più anziano di Sara di 10 anni. In secondo luogo, e più importante, l'età degli uomini e delle donne nella Bibbia devono essere interpretate alla luce della durata della vita che le persone stavano ancora vivendo in quel particolare momento della storia. Sebbene Abramo, Sara e Abimelech non vivessero a lungo come le persone della generazione di Noè, e Noè visse fino all'età di 150 anni, Abramo fu separato da Noè solo di 10 generazioni. Inoltre, quando nacque Abramo, personaggi come Noè, Sem, Arpakshad ed Eber, solo per citarne alcuni, erano ancora vivi e loro vissero ben oltre i 400 anni di vita. Il padre di Abramo, Terach, dal suo canto morì a 205 anni. Abramo visse 175 anni, Isacco 180 e Sara 127 anni. Il punto è che Sara, all'età di 89-90 anni, e in base all'aspettativa di vita dell'epoca, poteva sembrare simile a una donna di 45-55 anni di oggi. E ci sono oggi molte donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni
che i re e altri leader mondiali trovano molto attraenti. Immaginiamo poi un Noè biblico che generò figli non a 35 anni, ma a partire dai 500 anni di età. In terzo luogo, la Bibbia descrive Sara come una donna di bell'aspetto, e questo è Abramo stesso a dirlo. Infatti, quando Abramo e Sara si recarono in Egitto, quando lei aveva ancora 60 anni, gli egiziani la videro così bella che la lodarono e la raccomandarono al faraone. Chiaramente la Bibbia implica che i successivi 25-30 anni furono buoni per Sara, perché per grazia di Dio la sua bellezza non svanì neanche all'età di 90 anni. E quindi poteva benissimo continuare ad attirare l'attenzione dei re che la incontravano. E vediamo cosa dice a proposito di Sara l'apostolo Pietro. Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Ebbene, la bellezza di Sara non era contemplata per il suo aspetto esteriore, ma per le sue virtù interiori di moglie devota e sottomessa. Ed è questo il tipo di bellezza alla quale alludeva Abramo, un tipo di bellezza che Abramo era consapevole fosse passata inosservata agli uomini del suo tempo. E questo quindi è ciò che gli uomini antichi ricercavano in una donna: i sani principi etici e morali, devozione, uno spirito dolce e pacifico, rispetto e grazia. Oltretutto, i canoni di bellezza esteriore contemplati nel mondo antico non erano gli stessi contemplati oggi. Un tempo non si contemplava come bello femminino il fisico statuario di una fotomodella come Naomi Campbell o come l'attrice quasi cinquantenne Charlize Theron. Nell'antica Grecia, per esempio, nelle donne, in particolar modo, erano apprezzate per la morbidezza e la sinuosità delle forme abbondanti, raffigurate con fianchi larghi, seni e glutei rotondi e sodi. Mentre se andiamo ancora più indietro nel tempo, nella preistoria per la precisione, biblicamente parlando, l'epoca prima del diluvio, vediamo delle rappresentazioni di veneri, di statuette femminili dove fianchi, ventre e seno erano esageratamente evidenziati, non tanto perché all'epoca piacessero le donne in sovrappeso, ma per valorizzare la funzione materna della donna. Quindi, mentre in genere oggi una donna magra e atletica è preferita rispetto a una donna in sovrappeso o una curvy model, qualche millennio fa le donne abbondanti erano le preferite, proprio perché erano quelli i canoni di bellezza fisica contemplati dall'uomo antico. Quindi, sebbene Abramo, gli ufficiali del faraone e Abimelech considerarono Sara una bellezza così straordinaria, nonostante la sua età, questo non riguarda tanto l'aspetto fisico, per come siamo abituati a contemplarlo oggi, ma quanto le virtù della donna che potevano accompagnare anche un fisico diversamente magro, ma che comunque era ricercato proprio perché una donna abbondante era sinonimo di ricchezza e fertilità. Non dovrebbe sorprenderci quindi che molte persone del XXI secolo leggeranno resoconti di eventi biblici ponendosi domande di questo tipo. Come credenti, accogliamo con favore queste domande sincere, mentre cerchiamo di dare risposte coerenti e bibliche alla luce del contesto storico e biblico nel suo complesso, che dobbiamo riconoscere essere molto diverso dalla vita sulla terra di oggi. Bene, siamo giunti al termine di questo studio e vi ringrazio per essere stati con me e per la vostra costante partecipazione ai commenti. Qualora vorreste approfondire l'argomento appena affrontato, nella descrizione del video vi lascio alcuni utili riferimenti bibliografici. Se è la prima volta che passate dal mio canale, vi invito a iscrivervi, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo video. Ciao e a presto!